Il principe Harry e Meghan Markle, una delle coppie più discusse e seguite al mondo, hanno sorpreso tutti con una nuova strategia, un investimento milionario nel settore immobiliare. Ma dietro questa mossa finanziaria si cela forse una verità più profonda e oscura. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Secondo il Sun, periodico britannico, i Sussex avrebbero scelto di investire i guadagni di Netflix e altri affari editoriali in proprietà, come la nuova casa acquistata in Portogallo, vicino alla residenza della principessa Eugenia. Ma attenzione, sembra che non abbiano intenzione di viverci. Questa proprietà potrebbe presto diventare una fonte di reddito passivo per la coppia, un piano perfetto per ampliare il loro patrimonio. Ma c'è di più. Fonti vicine alla famiglia reale rivelano una crescente preoccupazione a palazzo per le finanze della coppia. Nonostante i guadagni significativi, le spese di sicurezza e mantenimento della loro vita lussuosa sono elevatissime, alimentando il timore che la fortuna dei Sussex non sia infinita. Infine, la mossa di Meghan in Portogallo sembra nascondere anche un pizzico di timore. Pare che l'ex attrice sia preoccupata per l'influenza della famiglia reale su Harry, temendo che lui possa riavvicinarsi alla corona, lasciandola fuori dal quadro. Riuscirà questa nuova strategia immobiliare a consolidare il loro impero? O sarà l'inizio di una nuova distanza tra i due? Le voci di crisi continuano a crescere, ma per ora restano solo voci. E tu cosa pensi? Harry potrebbe andare a vivere in Portogallo? Commenta qui sotto e metti like.